prevenire gli incidenti, mantenere la biodiversità, tutelare l'ambiente. Life Strade dà lezione di sicurezza stradale nel convegno che è stato dedicato alle forze dell'ordine, operatori tecnici e professionisti per conoscere i risultati e nuovi obiettivi del progetto comunitario attivato da Regione Marche, Toscana e Umbria. Obiettivi dell'iniziativa che vede come ente capofila la Regione Umbria e che coinvolge anche, come detto, la Regione Marche e la Regione Toscana è prevenire gli incidenti dovuti all'attraversamento stradale degli animali selvatici, mantenere la biodiversità, sensibilizzare i cittadini sul rispetto e la tutela dell'ambiente, nonché condividere e perfezionare le procedure di monitoraggio delle collisioni e la raccolta dei dati. L'incontro è stato dedicato a tutti gli organi di gestione, controllo e vigilanza del territorio, nonché alle associazioni di categoria, coloro che sono coinvolti e che si occupano della materia. Illustrati i risultati e i prossimi obiettivi del prodotto comunitario Life Strade, protocollo di intervento per la gestione degli incidenti tra veicoli e fauna selvatica, attivato in 5 province delle regioni. La Regione Umbria è la capofila di questo progetto LIFE, a cui hanno partecipato anche la Regione Toscana, la Regione Marche e altre province, le due province della Regione. L'obiettivo principale era un po' da un lato risolvere la problematica sempre più pressante degli incidenti causati dalla fauna selvatica e contemporaneamente sperimentare nuove soluzioni che potessero appunto dare una risposta ed aiutare a risolvere questa problematica. Questi 4 anni sono stati fatti sia una serie di indagini approfondite sulla appunto per individuare le aree maggiormente, gli hotspot, le aree maggiormente interessate da questi incidenti e dall'altro lato dove poter appunto poi sperimentare queste stazioni e verificare la loro effettiva capacità di prevenire questi incidenti. In più una cosa importante dei progetti LIFE è anche la divulgazione dei risultati e far conoscere anche ad altre regioni queste sperimentazioni, perché poi purtroppo appunto è una problematica che si rileva e è stata osservata anche in parecchie altre parti, perché il cinghiale, che è la principale causa degli incidenti, si è andato sempre più diffondendo in tutta l'Italia. L'area principalmente interessata era questa nostra del centro Italia, infatti era quella dove principalmente e inizialmente si rilevavano tutti questi incidenti. Piano piano purtroppo abbiamo avuto cognizione di causa che questo accadeva anche in Nord Italia e in Sud Italia. Infatti nell'ambito sempre del progetto abbiamo fatto una serie di incontri e di seminari con le altre regioni sia al nord sia al sud. I risultati, devo dire, sono molto soddisfacenti, in quanto perlomeno la cosa che ho direttamente a conoscenza per la nostra regione, ma so che anche appunto per le Marche e per la Toscana, le aree interessate dalla sperimentazione dove erano rilevati numerosi incidenti, dall'installazione di queste stazioni gli incidenti praticamente si sono azzerati, quindi la validità della struttura è stata confermata. Ora, questa era una sperimentazione e non è questa la sola soluzione, perché contemporaneamente ci deve essere anche la gestione della specie, perché non possiamo semplicemente trovare un sistema, che ne so, mettere delle recinzioni o questi sistemi, ma va anche gestita la specie, che comunque è sempre in aumento, e quindi trovare anche altre azioni che collateralmente, insieme, in sinergia con questi sistemi, riescano un pochino a mitigare e a risolvere questa problematica. Questo progetto Life Safe Crossing si può considerare figlio del progetto Life Strade, perché le buone pratiche apprese nell'ambito di Life Strade sono state esportate in altre aree dell'Italia, e quindi in particolare nei due parchi nazionali abruzzesi, che sono il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, e il Parco Nazionale della Maiella, ed anche all'estero, in Spagna, in Grecia e in Romania. Questo progetto quindi
sfrutta tutte le conoscenze acquisite in Life Strade e si occupa in particolare dell'impatto del traffico veicolare su delle specie prioritarie, quindi a rischio di estinzione, come l'orso marsicano, l'orso europeo per quanto riguarda la Grecia e la Romania e la lince iberica nella regione dell'Andalusia. Quindi è ancora una volta una dimostrazione come appunto è possibile esportare le buone pratiche apprese in un contesto internazionale e soprattutto fare tesoro per migliorare e cercare di ridurre quello che è l'impatto delle strade e del traffico veicolare sulla fauna selvatica. Questo sia in termini di un impatto che in termini di mortalità diretta degli animali, ma anche come frammentazione dell'habitat, perché le strade e il traffico limitano le capacità di spostamento dell'individuo. Sempre tenendo presente che in questo progetto, come già in Strade, si tiene in grande considerazione logicamente non solo l'aspetto della conservazione, ma anche della sicurezza dei guidatori. Quindi sono tutte iniziative importanti proprio perché hanno una valenza che va appunto al di là della semplice conservazione della natura. Il tema degli incidenti stradali, delle criticità che esistono e ci sono nella nostra regione, sono ormai attenzionati da qualche anno dalla regione, ma l'iniziativa, questo chiamiamolo così, seminario di confronto con tutti i soggetti che sono interessati a dare garanzia intanto agli animali, quindi cercare di evitare prevenzione per evitare che questi animali intanto possano essere, come dire, una difficoltà, ma anche dare certezze a chi purtroppo, e sono ormai tantissimi, hanno questo tipo di incidenti con gli animali che invadono le strade. Allora questa giornata è una giornata che a mio avviso è determinante per un'organizzazione sempre più precisa e dettagliata di quello che ognuno di noi deve fare per prima la regione, nel rispetto delle varie normative e le regole. Questa giornata si inserisce poi in un risultato, a mio avviso, come dire, importante, che ieri in Consiglio regionale è stato definito ed approvato, è il nuovo piano faunistico regionale, tanto atteso da tutto il sistema, non soltanto venatorio, ma dal mondo agricolo, dal mondo ambientalista, perché il piano faunistico nei prossimi 5-8 anni definirà e declinerà tutte le iniziative che servono e sono importanti per sia la tutela della caccia, ma anche per dare garanzie a tutti i soggetti che sono gli attori principali, quindi al mondo ambientalista, animalista e quant'altro. Il piano faunistico naturalmente è un piano che raccoglie, cerca di raccogliere tutte le istanze che arrivano da tutti questi soggetti attuatori, tutto è migliorabile, ma credo che in questo anno, e la cosa bella e la cosa forte e importante, che noi siamo riusciti a garantire il rispetto della parola che avevamo dato a tutti questi soggetti, cioè che entro un anno noi avremmo approvato il piano faunistico. Quindi il piano faunistico è partito nel novembre del 2018 e nel febbraio del 2020 è stato approvato, quindi un anno e due mesi. Ecco, da questo punto di vista sono soddisfatto e allo stesso tempo è uno stimolo per me come assessore alla caccia, ma per il Presidente della Regione, a impegnarci sempre di più affinché tutti coloro che ruotano intorno alla caccia possano avere il giusto riconoscimento delle proprie aspettative. Oggi siamo nella fase dell'afterlife, quindi siamo dopo il progetto, ma queste attività le dobbiamo mantenere fino al 2022. Attività molto importanti, perché ci stiamo molto sul territorio e grazie a questi impianti che abbiamo installato nel caso della provincia di Pesaro Urbino, nella SP3bis e nella SP3, per dirvi, in area di Monte Calvo in Foglia e l'area di Acqualagna e tratto di Acqualagna e Cagli, abbiamo avuto dei buoni risultati per l'anno 2018. Si tratta di quasi appunto un 90% di attivazione dell'impianto con solo la presenza di 3 incidenti stradali causati con la fauna selvatica. Questo dato, se oscilla anche nell'altro impianto, nell'altra strada, va su 95. È chiaro che questo dato deve essere poi anche analizzato con tutte le variabili ambientali, che anche con un modello come questo, che è comunque un impianto sperimentale, non riusciamo, diciamo, ad individuare. Fatto sta che siamo molto, molto soddisfatti
fatti, sappiamo cosa dobbiamo migliorare, per cui facendo un'analisi del territorio, inserendo anche eventuali corridoi ecologici per migliorare il transito degli animali in sicurezza, siamo convinti che l'impianto ha un senso e potrebbe essere anche ampliato in altre strade. Grazie.